Buongiorno, eccoci qui. Vi abbiamo lasciato in direzione Cagliari, dove siamo andati a fare una piccola passaggio di un centro commerciale per recuperare alcune cose. Dopodiché non abbiamo visitato Cagliari perché l'avevamo già visitata in passato e poi faceva veramente troppo caldo. E siamo andati in direzione Villa Simius. Avevamo segnato alcuni parcheggi di cui vi lasciamo le coordinate. In uno si poteva comunque tranquillamente parcheggiare, ma c'era tutto pieno quando siamo arrivati. Nel secondo, invece, che si trova nella frazione di Torre delle Stelle, c'è un parcheggio enorme interrato direttamente sul mare con due bar. Oltretutto è una zona molto ombreggiata e quindi ci siamo spostati diverse volte in base a come si muoveva il sole, quindi dove c'era l'ombra. Quindi durante il giorno stavamo in una zona molto più ombreggiata e verso sera invece ci siamo spostati direttamente sul mare, quindi con vista sul mare, per dormire, per cenare. Molto carino, la spiaggia bella, lunga, l'unica cosa che l'abbiamo trovata il primo giorno piena di alghe, veramente tantissime, con quasi difficoltà a entrare in acqua. In realtà poi l'acqua era pulita, però veramente tantissime alghe. Buongiorno a tutti, ci siamo spostati questa ieri sera dal posto che vi ho fatto vedere in ombra perché abbiamo voluto cenare con la vista sul mare. Abbiamo spostato il camper proprio di fianco alla spiaggia, abbiamo aperto la finestra, abbiamo cenato con la vista e il suono del mare, è stato bellissimo. E questa notte abbiamo dormito, guarda che bello questo tunnel in mezzo ai fiori. Abbiamo dormito questa notte con il suono del mare che arrivava dal Déblot. È stato veramente bellissimo perché il mare ce l'abbiamo veramente a due passi. Solo che questa mattina eravamo al sole, per cui mi sono alzato, ho fatto due foto, due video con il drone e ho postato il camper all'ombra dall'altro lato. Adesso vado a vedere la spiaggia com'è, spero che non sia piena di alghe e mossa come ieri. A dopo! Ora stiamo andando in direzione Villa Simius. Abbiamo scelto di fermarci qua come area di sosta per fare carico e scarico perché Villa Simius è un paese un po' anti-camper, nel senso che dai ricordi che avevamo del passato, ma anche da quello che abbiamo visto su internet, non è molto aggradita la sosta dei camper. Allora ovviamente ne approfittiamo, tanto noi ogni 3-4 giorni dobbiamo fare sosta carico e scarico. Le volte scorse siamo stati fortunati perché abbiamo trovato a Oristano carico e scarico gratuito. Adesso dobbiamo, ahimè, andare in area di sosta e quindi facciamo questo passaggio. Abbiamo
organizzato per farlo qui, dove ci sono i divieti, e dove faremo una giornata e mezza, adesso vediamo, dove andremo a vedere la spiaggia di Simius, la spiaggia del Giunco, dove in realtà noi ci siamo già stati anni fa, ma con i bambini no, essendoci i fenicotti di dietro, carino, e quindi proviamo ad andare, e poi dovremmo riuscire ad andare a mangiare fuori stasera. Vediamo se riusciamo a fare tutte queste cose. Dopodiché iniziamo a salire la costa est. Comunque vi facciamo sapere a breve. Ciao! Thank you.